Sono le 9.41, ma tocca alzarsi prima perché oggi c'è la video lezione di italiano. Sono di corsa. 9.58, devo correre. È finita. Non ce la faccio più. Domani Torno da domani, prof. io direi di vederci No. di nuovo intorno alle 10 e andiamo avanti. Più di 2 ore domani. Come più di 2 ore domani? Te lo giuro, una video lezione del genere ti stunna tutta la giornata. Ma noi dobbiamo essere produttivi. Quindi andiamo a fare quello che non ho fatto stamattina perché ero di corsa. Dobbiamo uscire un attimo, quindi cambiarsi, subito. Fare il letto. Se ho tempo di farla, magari faccio la miniatura del video. Andiamo a nutrirci con lo scemo. 6 and a half hours later. Camera dello scemo, guarda. Ah, ve lo figurate. Oh, ecco. Spegni, spegni. Qua dove si pompa. Ah, c'è tutto quello che ho fatto. Andiamo al balcone al sesto piano. Mamma mia, che schifo. Perché non abiti all'ottavo piano? È cortissimo, vabbè, il cavo è cortissimo, poi ne troverò un altro. Ogni volta puoi fare così, puoi tirare foto allo specchio. Tutto. Sì. Guardalo lì subito dietro. Era andato via l'altro, arriva subito dietro un altro, vaffanculo. Oh, vabbè, eccola qua, un po' sporchina. Perfetto, perfettissimo. Per 25 euro, grande acquisto. Ah, sono stati eseguiti grandi aggiornamenti alla postazione. E quello è tanta roba. Per il resto, sempre la stessa roba, piccolo aggiornamento. Adesso è tempo di studiare veramente. Quindi, tac, tac. Few inches later. Oh, 3 ore di studio intense, doccia e adesso mi rilasso un attimo perché forse stasera è la volta buona che si esce. E niente, anche stasera non si fa un c***o. Niente, non me lo vogliono proprio far fare il contenuto, zero, proprio zero. Comunque volevo dare la mia opinione su una cosa, senza entrare nello specifico, senza dire troppo, capito? Perché è comunque un argomento delicato, perché si parla di una persona che era anche un politico. Sapete benissimo chi è morto per voi ieri, per me oggi. E ovviamente con una personalità di questo tipo l'Italia si è spaccata in due. Come si è sempre spaccata in due parlando di lui. Poteva starti simpatico come poteva non starti simpatico. Ma io oggi aprendo Insta ho visto veramente della roba oscena. Ora mi chiedo, ragazzi, come si fa? Togliendo lo scherzo, ok? Togliendo lo scherzo, perché per scherzo ammetto di averlo fatto anch'io, ironicamente. Ma come si fa ad augurare veramente la morte a una persona, ragazzi? Sinceramente, senza entrare nello specifico, per quanto possa starti antipatico, è comunque una persona. Non puoi dire godo che sia morto. Non puoi, non si può. Per collegarci sempre all'attualità, quando Fedez, anzi no, scusate, Fedez ha avuto il tumore, il cancro, non mi ricordo cosa aveva avuto. Io mica godevo. Oddio, forse un pochino. No, a parte gli scherzi, io non godevo, assolutamente non godevo. Per quanto mi stesse antipatico, ho lasciato da parte le cose negative che penso di lui e ho detto: poverino, che sfiga. Mi dispiace, spero che guarisca presto. Quindi, per concludere, lascio parlare Seba. Che tutto ritorna, è un ciclo che si chiama karma. Ti tornerà tutto il doppio, bitch, ti tornerà tutto con calma.